Il fatto di essere una coppia mista ha sicuramente comportato qualche difficoltà. Maggiori difficoltà nei primi anni forse sono state proprio con le rispettive famiglie che hanno dovuto un attimo adattarsi tra le due culture, diciamo. Sì. Papà è italiano e mia mamma è norvegese. I miei genitori sono ghanesi, io sono nato qua in Italia e sono italiano. Metti quello e poi metti giù proprio lì. No, perché mio figlio, secondo me Zaccheo è troppo avanti. Troppo. Troppo. Sì, sono un po' cattivo. Stavo dirompendo. Allora, devo attaccare così. No! Cioè, fa discorsi profondi. Zella invece è classica bambina, modello, perfetta. È molto bravo a farlo credere. Esatto. Zaccheo ha la capacità di parlare in italiano, rispondermi in norvegese, anzi a volte mi insegna lui il norvegese a me. Io sto apprendendo il norvegese. Ja, men hva er det? Hva slags språk snakker du? Du snakker italiensk? Norsk? Og så? English. Engelsk? Også engelsk? Sì, basta. Hva kan du si på engelsk? Andiamo a fare la spesa e la commessa dice a Romeo: ah, come parli bene in italiano. Per quale motivo non dovrebbe parlare bene in italiano? È nato e cresciuto qua. La persona che fa quell'affermazione non pensa nemmeno di essere razzista, però inconsapevolmente lo è. Con i bambini, per affrontare le tematiche del razzismo e dell'integrazione, sicuramente ci facciamo aiutare moltissimo anche dai libri. È capitato un paio di mesi fa che Zaccheo ci raccontasse che un suo compagnetto di scuola gli ha detto che non potevano giocare insieme perché lui è marrone. Poi in realtà lui l'ha affrontata anche in un modo in cui non mi sarei aspettata, perché lui ha quasi iniziato a dire: allora io voglio giocare solo con chi è marrone. Abbiamo spiegato il fatto che comunque il colore della pelle non è un motivo per cui uno non può giocare insieme ad un altro, al fatto che comunque sotto allo strato di pelle noi siamo tutti uguali. E Rosa, mia mamma. E papà? Tutto marrone. È marrone scuro. Ah, ok, è attaccato. Per me farebbe molto male che mio figlio vivesse ciò che ho vissuto io. Diciamo che ero sempre l'unico di colore. Voglio soltanto che mio figlio capisca che essere nero è bello. Ah, non tirare da quello. Cosa? Essere così. Una frangia? Sì. La cosa brutta che mi ricordo è che quando ero piccolo mi vergognavo di essere nero ogni tanto. Dicevo: no, ma anch'io voglio essere bianco, biondo, avere gli occhi azzurri. E quindi quello che cerco di trasmettere a mio figlio è che sii fiero. Sei mulatto, hai un papà nero, hai una mamma bianca, hai la cultura norvegese, hai la cultura africana. Il lato positivo di essere una famiglia multiculturale è sicuramente quello di avere un'apertura mentale senza fare un grosso sforzo. Parlare diverse lingue o viaggiare, conoscere diverse culture è una cosa normale. È molto difficile avere un pregiudizio nei confronti degli altri, perché il diverso è sempre e solo interessante, no? Da conoscere, da scoprire. We could finally...